Ciao, benvenuti nello spazio Neo Podcasting. Questa è la stagione 2. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Neo Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Neo Podcasting, un contenuto audio a cadenza mensile. Ciao a tutti, benvenuti ad un altro episodio di Neo Podcasting. Questa è la puntata numero 16. E in questo episodio andremo a parlare della bloggata intitolata Il debito italiano, perché è un problema e come liberarsene, che è praticamente lo spunto di riferimento della conferenza del professor Carlo Cottarelli. Allora, il link alla bloggata e alla conferenza lo trovate sempre in descrizione in fondo, diciamo qui su YouTube. Vi consiglio vivamente di ascoltare la bella conferenza del professor Cottarelli sul debito italiano, perché è veramente interessante. Ora io qui in questa versione di podcasting non ve la sto a sintetizzare, se vi interessa ve la andate a fruire sulla mia bloggata. Quello di cui discuterò rapidamente in questo episodio è una serie di note aggiuntive che il professor Cottarelli non evidenzia nella sua conferenza. È cosa insolita che il noto economista non abbia posto nemmeno una critica al delirio criminogeno della riforma istituzionale del titolo V, varato nel 2001, che piuttosto di snellire la sovrastruttura pubblica sopprimendo enti intermedi e riducendo gli sterili costi di struttura, la sinistra nel 2001, per inseguire i voti della Lega sul federalismo, finì per potenziare il caos normativo italiano, che era già alto in termini di diritto positivo. È infatti endemica dal 2001 in Italia la moltiplicazione di adempimenti esosi con crescenti imposte e tasse necessarie a finanziare un sistema delle decisioni pubbliche centrale e decentrato che è inefficiente, caotico ed irrazionale e che produce politiche inefficaci, accatastando debito in modo sistematico, essendo anche peraltro governato da politici stupidi e ladri. Il risultato di tale modello istituzionale è una vessazione di famiglie ed imprese con imposte ed adempimenti crescenti. Mi pare evidente che nessun politico italiano nel 2001 aveva intenzione di ripagare il debito pubblico italiano, tantomeno nessun partito politico italiano volle gli Stati Uniti d'Europa, la cui invocazione e nascita avrebbe imposto la necessità di sopprimere in Italia le regioni, grandi aree metropolitane, province e comunità montane per trasformare l'inefficiente sistema delle decisioni pubbliche che accatasta debito in modo sistematico, sfornando politiche inefficaci, vedi Repubblica parlamentare, in un sistema delle decisioni pubbliche più efficiente, Repubblica semipresidenziale con solo i comuni come pubblica amministrazione decentrata. Nessun partito politico aveva intenzione di ristrutturare la forma istituzionale dello Stato italiano, l'autoappappatoia centrale e locale, per foraggiare i partiti ed i loro stakeholders. Tantomeno nessun partito politico italiano ha mai avuto intenzione di ripagare, almeno in parte, il debito pubblico italiano. Per sviare l'attenzione dal complesso problema di rientro del debito pubblico italiano circa il Fiscal Compact, tutti i partiti politici italiani si sono giocati la chiave dell'immigrazione clandestina. La sinistra, sognando 1,2 miliardi di voti comunisti con Ius Soli, ha deportato, sino adesso, 700.000 africani, portandoli in Italia.
La destra si è opposta, ma anch'essa non aveva intenzione di ripagare in parte il debito pubblico italiano, bensì di uscire dall'euro. C'è una serie di link nella mia bloggata che vi invito a consultare in modo interessante, particolarmente diciamo attento, perché sono particolarmente illuminanti sulla questione dell'isola di Mayotte, per esempio la bloggata parte terza, poi il caos climatico, il caos in Libia, il delirio giuridico dello stato di profugo climatico, che peraltro potete trovare anche in versione podcasting nella puntata precedente. Défense bientôt une armée européenne, Chine en Afrique, la piège de la dépendance, l'attacco catto comunista all'Europa, nonché la bella bloggata politici stupidi e ladri producono decisioni stupide, grandi responsabilità, grandi errori, grandi fiamme. Questa bloggata la trovate anche in versione podcasting qui su Neo Podcasting, nella puntata successiva. Ora, la struttura industriale italiana è da sempre in media troppo piccola e sistematicamente incapace di fare ricerca e sviluppo applicata e di produrre innovazioni di prodotto e processo. Anche osservando il panorama borsistico italiano, che non è rappresentativo del tessuto industriale italiano, che è in media dimensionalmente molto più piccolo, non ci sono stelle, ci sono cani che resteranno cani e mucche che presto diventeranno cani. Pensare di far crescere le piccole imprese, a mio avviso, è una pia speranza, perché ormai è tardi. Il mondo è molto competitivo, oggi e domani sarà anche peggio. Ormai non c'è più modo per riparare a questo difetto, perché il declino non è più ritornabile. Questo crescerà nella sua magnitudo negativa in futuro, anche per causa di danni da cambiamento climatico, sovrappopolazione mondiale, scarsità e difficoltà di accesso alle risorse vitali, energia, cibo, acqua potabile, materie prime, semilavorati e quant'altro, con migrazioni apocalittiche e guerre nel Mediterraneo. Paese come l'Italia non è sito nell'iperuranio. L'Italia è una nazione ad economia prevalentemente di trasformazione. Poiché il territorio è privo di materie prime e fonti di energia, in un contesto in cui le risorse diventano più rare, l'Italia non potrà mantenere il proprio livello di produzione, anche a causa del fatto che il proprio spazio sarà soggetto a danni e mutamenti climatici. Desertificazione dell'Italia, risalita del livello del mare, proliferazione di malattie tropicali, medicane, trombe marine, oltre alle tradizionali e storiche eruzioni vulcaniche, frane, terremoti, incendi e quant'altro. Cui aggiungere migrazioni apocalittiche che di certo creeranno guerre, danneggiando o distruggendo l'apparato produttivo. Il contesto italiano sarà inevitabilmente soggetto a danni e danni da mutamenti climatici e migrazioni bibliche, per cui interpolare matematicamente la crescita di PIL e produttività italiane da una serie storica del passato in cui sono implicite e profondamente diverse le premesse dell'ambiente economico è sbagliato. Infatti le seriazioni del passato non hanno una rappresentatività adeguata al contesto economico prospettico, che invece sarà assai più deteriorato del passato. È impossibile che il PIL e la produttività italiana nei prossimi decenni siano crescenti. È improbabile che il PIL e la produttività italiana nei prossimi decenni restino costanti. È molto probabile che il PIL e la produttività italiana nei prossimi decenni siano calanti. Ergo, l'interesse generale italiano è rastrellare ed espellere gli immigrati clandestini e negare l'ingresso agli immigrati clandestini, migranti economici, per evitare che il reddito pro capite collassi a causa di stranieri che non sono italiani e non sono europei. Valori troppo bassi di reddito pro capite con un'alta popolazione residente nella penisola italica è sinonimo di invasioni e guerre e pulizie etniche ed epidemie.
Nel lungo periodo, con un PIL e produttività decrescente, con una curva demografica calante, il PIL pro capite potrebbe essere tendenzialmente viscoso. Tuttavia, incamerando immigrati clandestini, invece, la curva demografica italiana sarebbe fortemente crescente. Con un PIL calante, il reddito pro capite collasserebbe. Sinonimo questo di morte, distruzione, guerre civili, secessioni, pulizie etniche, pandemie e quant'altro. Sulla mia bloggata sono evidenziate una serie di scenari, mini scenari quantitativi, per vedere cosa succederebbe sulla dinamica di debito PIL Italia e alla popolazione italiana in caso di ius soli a 5 anni, oppure del mantenimento della cittadinanza a 10 anni, in un contesto economico italiano declinante per guerre puniche 2, danni da cambiamento climatico e sovrappopolazione. Vi invito a dare un'occhiata alla bloggata e ai vari modelli numerici di scenario per avere un'idea appunto dei relativi contesti quantitativi. Questo tema lo trovate anche pari pari nella serie di podcast Guerre del cambiamento climatico, nella playlist che la potete invocare anche con l'indirizzo www.climatechangewords.tk. Ora, è evidente che se si va a vedere questi modelli di collasso, la Repubblica Italiana, così per come noi oggi la conosciamo, non ci arriverà mai, vive e vegeta al 2050. Chiaro che nell'attuale forma istituzionale la penisola italiana andrà finanziariamente in pezzi molti decenni prima del 2050 ed ancora prima della detonazione di Guerre Puniche 2. Ora, qui giungiamo al core della mia bloggata, che si chiede appunto cosa dovrebbe fare il popolo italiano per sopravvivere al XXI secolo. Se la popolazione italiana vorrà sopravvivere al XXI secolo, allora il caso fisiologico della popolazione italiana potrebbe, a mio avviso, in parte assorbire l'overshot, per cui il PIL pro capite nei decenni futuri potrebbe essere viscoso verso il basso, ossia leggermente calante nel tempo, oppure anche tendenzialmente costante. Poiché la penisola italica è collocata geograficamente di fronte all'Africa, dove sta esplodendo la bomba demografica africana, è ovvio che gli italiani dovranno chiudere le porte stagne sull'Africa, respingendo le migrazioni. Questo per proteggere il proprio territorio, che sarà comunque inevitabilmente piegato dal cambiamento climatico. Ma la riduzione fisiologica della popolazione italiana potrebbe permettere appunto di assorbire in buona parte l'overshot se l'Italia non si preparerà militarmente per respingere nei prossimi 30 anni l'invasione subsahariana, implementando oggi una difesa continentale dell'Europa, e se non abbatterà oggi in larga parte il proprio debito pubblico italiano, assicurandosi così la capacità di fare un po' di debito pubblico in più in prospettiva nei decenni a venire, evitando che l'Italia ci arrivi strafatta di debito pubblico. Se non farà questo, il popolo italiano non sopravviverà al XXI secolo. Se la popolazione italiana non vorrà sopravvivere al XXI secolo, allora il calo numerico della popolazione italiana sarà sterilizzato con il travaso di una massa crescente di immigrati provenienti dalla bomba demografica africana. La popolazione italica sarà in questo caso crescente sia per i nuovi nati quanto per l'arrivo degli immigrati italianizzati in ius soli a 5 anni o anche con l'attuale normativa a 10 anni. Tuttavia il PIL italico continuerà ad avere un trend calante a causa appunto del cambiamento climatico, della sovrappopolazione e della scarsità e danni da cambiamento climatico e quant'altro. Ergo il PIL pro capite collasserà a valori bassissimi, essendo appunto sinonimo in questo contesto di guerre, epidemie, pulizie etniche, distruzione e morte nella penisola italica. Fine della storia italiana, così per come noi oggi
la conosciamo. Un saluto, ciao.